L'Italia pesa il 23% per il turismo di tutti gli abitanti che non risiedono in Europa ma che vengono in vacanza in Europa. Vuol dire che un turista su quattro che viene da molto lontano viene in Italia quando viene in Europa. Quindi abbiamo un brand molto potente e dobbiamo insistere su questo. Poi ci sono questi mercati che ci amano tanto, per esempio gli Stati Uniti stanno crescendo già il secondo anno che crescono in doppia cifra verso l'Italia, ma un pochino tutti, sono tornati i russi, ma un pochino è il mondo asiatico che naturalmente se per la prima volta viene in Europa, noi non abbiamo solo una località, una città da fare vedere, ma ne abbiamo tante, e abbiamo Roma, Firenze, Venezia, ma soprattutto dobbiamo puntare sui repeater, cioè fare tornare questi turisti e riuscire a comunicare quante cose ci sono da vedere in Italia al di là delle grandi città d'arte che abbiamo. In Italia abbiamo tante eccellenze nel nostro settore che purtroppo non hanno visibilità per essere conosciuto al pubblico finale, determinate veramente dalla passione e dalla dedizione di ogni singolo rappresentante delle aziende, dal mondo sardo, al mondo toscano, al mondo ovino, al mondo caprino, al mondo della vacca. Sono prodotti che esprimono veramente il gusto e il profumo di quel territorio. Ti basta solo entrare in contatto con l'ambiente della natura di quella zona, senti gli stessi profumi che vengono automaticamente riflessi nel prodotto finito. Basilicata, con la sua capitale, una capitale europea come Matera, una città, un paese, una regione che respira millenni di storia e anche se non è così conosciuta a livello olivicolo, l'Ogliarola del Bradano e il suo Vulture, che sono delle zone piuttosto importanti sia per il vino ma anche per l'olio, rendono giustizia a produttori piccoli, seri, attenti, che riescono a far conoscere i propri piatti. Provenendo dal calcio, che è uno sport di squadra, il nuoto non riuscivo proprio a sopportarlo. E dopo 3 mesi sono passato alla pallanuoto. La calottina, un'emozione, un onore, e comunque ti sprona a dare il 120% in tutte le occasioni, perciò di sicuro ti fa crescere. Il piatto di casa mia sono i vinci sgrassi di sicuro, che sono una tipologia di lasagne rivisitate con un sugo particolare. E poi, essendo vicino al mare, il pesce a me piace veramente tanto. Ciao, sono Tommaso Busilacchi, un saluto a tutti gli amici di Italia Football Club.